Il corto si chiama Il male assoluto, il regista è di Roma e si chiama Francesco Colangelo. Io ti invito a salire velocemente sul palco insomma, un applauso, adesso voi vedrete questa pellicola che è sicuramente non usuale, insomma. La domanda infatti è mi dispiace che insomma, non ci sia anche Clemente perché il ruolo che interpreta stranamente è negativo. Siamo abituati insomma, ad ammirarlo in ruoli diversi. Come è venuta ovviamente la scelta di Clemente per un ruolo del genere e poi questo film a cosa si ispira, vista anche un po' la tematica delicata? Allora, intanto volevo ringraziare l'organizzazione che è sempre molto carina, gentile e professionale. Allora, Clemente è un grandissimo attore, l'abbiamo sempre visto in ruoli brillanti, divertenti e niente, noi siamo amici, volevo metterlo alla prova, volevo, come dire, provare Clemente in un ruolo appunto completamente diverso da quello che avevamo mostrato fino a questo momento. E niente, io sono convinto che lui ci sia riuscito perfettamente. Spero che anche vi piaccia il corto intorno alla figura di Clemente e ad altri grandi attori, tra cui Giorgio Colangeli, voglio ricordare, e Cristina Moglia, che sono due attori molto conosciuti. L'idea è stata, niente, fortunatamente non è una storia autobiografica, ci tengo a sottolinearlo, una meravigliosa famiglia, vedrete anche poi perché dico questo. Semplicemente ho visto negli occhi di moltissime persone che conosco una difficoltà ad essere delle persone anche semplicemente normali, semplicemente perché appunto hanno dovuto combattere con problemi familiari molto grossi e quindi di fatto irrisolti. E appunto spesso la normalità, quella che viene chiamata così, cela una grandissima fatica per essere raggiunta. E quindi questa è stata la molla che mi ha fatto scattare la storia, insomma. A questo Grazie. proposito ti volevo chiedere solo un'ultima Sì. cosa. Come ha detto Simone, appunto è un cortometraggio particolare anche perché è strutturato su diversi livelli interpretativi, comunque, che ovviamente poi adesso andremo a vedere. È difficile comunque in un cortometraggio riuscire ad utilizzare tecniche diverse che si vanno a sovrapporre per dare un prodotto che comunque deve essere realizzato ed esposto in un arco di tempo molto limitato. Sì, la struttura stessa del cortometraggio in qualche modo necessita del dono della sintesi, questo è indubbio. Come dire, la verità è che mi occupo di nuove tecnologie, di digitale da tantissimi anni. Il digitale, a differenza di quanto magari appunto dei detrattori di questo strumento, ti offre tantissime possibilità. Io ho voluto utilizzarle in un modo appunto creativo, cioè dove la possibilità di raccontare le cose come vedrete, in un modo un po' particolare, forse appunto raddoppiasse la forza della narrazione, quindi del livello drammaturgico dell'opera. Quindi appunto è stata una cosa, una volontà di utilizzare lo strumento digitale spero insomma, nel migliore dei modi, o comunque in un modo che io ritenevo giusto. Bene, un ringraziamento Grazie. a Francesco Colangelo, regista del corto Il male assoluto.